dice che c'è un po' di maretta tra lei e Renzi. Ma questa è proprio una cosa totalmente fessa, è nata dal fatto che io ho spiegato che invece di Renzi al Quirinale veniva la Bellanova per scelta di Renzi. Ma secondo voi questo è un indice di maretta? Non lo so, ma secondo me siamo impazziti, eh? Quindi Renzi comunque non verrà alle consultazioni. Ma non è che non viene alle consultazioni perché ha litigato con me, non viene alle consultazioni perché non può venire, ha indicato una persona la presidente di Italia Viva. Oh. Tornando a ieri sera, diciamo, al rapporto con PD e 5 Stelle, ieri sera vi siete un po' inseguiti per fare... Sì, ma ci hanno confermato... Lo farete? Credo lo stiano facendo i capigruppo, ma è sulla base confermata del fatto che non ci sarà apertura per fare... Sulle vicepresidenze, no. Ma dopo? E dopo discutiamo. Intanto... puntate su Copasir e Vigilanza Rai. Adesso intanto c'è questo passaggio qui, poi ci sono le consultazioni, poi insomma c'è tutto il tempo per discutere. Io ripeto, al PD... intanto gli ho mandato un piano sulle bollette e non ho avuto risposta. Speriamo che prima o poi decidano cosa fare. Ho invitato Letta alla manifestazione che faremo il 5 a Milano per il sostegno all'Ucraina, contro la manifestazione che Conte fa a Roma per levare il sostegno all'Ucraina. La manifestazione di Conte è una manifestazione per la resa dell'Ucraina. Ho invitato Enrico Letta, vediamo se verrà o no. Quindi un coordinamento delle opposizioni non ci sarà? Il coordinamento si può fare o con noi o con i 5 Stelle, con tutte e due no, perché non la pensiamo allo stesso modo su niente, che ci coordiniamo?